Ciao a tutti raga, sono appena rientrato dalle poste. Ero andato a prendere questo pacco che comunque a breve apriremo insieme nel corso di questo video. Ma mentre ero alle poste, intanto immaginatevi la fila alle poste in tempo di Covid. Ora, io so che in Italia voi avete tipo la possibilità di prendere appuntamento, non so se sbaglio. In Germania questa possibilità non esiste, quindi fra una persona e l'altra ci sono 2 metri. E quindi immaginatevi 2 metri, 2 metri, 2 metri, quanto cacchio era lunga la fila alle poste. Vabbè, ma lasciamo perdere questo discorso. Mentre ero in fila, mi è venuto in mente il video che ho fatto uscire qualche settimana fa sul canale, ovvero iPad contro MacBook Pro. E ovviamente quando apriremo questo pacco insieme capirete perché mi è venuto in mente l'iPad, non è che io mi sogno l'iPad la notte. Ma una delle domande connesse non solo a quel video, ma anche a altri video sull'iPad, era: Rob, ma scusami, ma se io post-produco una fotografia qua sull'iPad, poi la posso stampare? Cioè, quanto sono reali i colori che io vedo qua sullo schermo dell'iPad rispetto a una fotografia stampata? E siccome stampare fotografie è un valore, ora questo video non è un pippone sulla stampa, però è molto importante capire la differenza fra una fotografia digitale e una fotografia stampata, cioè c'è un abisso fra questi due mondi. E sia che una persona faccia questa cosa per lavoro, ma a maggior ragione se una persona ha dei ricordi per se stesso, quindi dovrebbe tenerci ancora più intensamente, è importante sapere se quello che noi vediamo in questo schermo è reale oppure no. E per far questo ho deciso che post-produrremo qua delle fotografie sul mio iPad e poi io le manderò, senza dire che sono foto post-prodotte dall'iPad, a qualcuno che di stampa ci capisce, cioè qualcuno che fa questo di lavoro. E sentiremo quale sarà un po' il verdetto finale. Quindi non perdiamo altro tempo, iniziamo. Benvenuti in questo nuovo video. Ho scelto 2 o 3 foto di quelle che ho messo anche recentemente su Instagram qua su justrob.it. Le post-produciamo insieme, poi io le mando a chi lo vedrete dopo. Quindi vengo qua, prendo i miei preset ovviamente che trovate sempre sotto in descrizione. Andiamo a abbassare l'esposizione, mettiamo giusta sulla parte più in luce che è sulla destra, poi prendiamo i nostri bei filtri e andiamo ad aprire con contrasto e ombre per dare un po' più di luce a loro. Fine. A questo punto avviciniamo un pochino più di luci. Ok, mettiamo così. Tolgo un po' di luce qui sulla parte di dietro perché prende un pochino più di intensità questa pietra. Voglio ancora. No, questo no. Voglio ancora. E voglio fare un altro filtro radiale su questo aspetto qua per dare un po' di focus su quello che è il gesto. Perfetto, e la foto è pronta. Passiamo alla foto numero 2, anche questa l'ho già pubblicata, metto sempre il mio filtro che è nostalgia. A questo punto io abbasso l'esposizione per dargli un tono che sia più interessante. A questo punto do luce ai volti perché ovviamente hanno assolutamente perso esposizione. Creo un altro filtro sulla faccia di lui che lo renda un po' più visibile. Perfetto. Basso un po'. Un po' di luci, meno luci. Ok, metto un altro radiale su questa parte qua che è troppo luminosa e lo abbassiamo. Perfetto, un altro pochettino, appena appena, ottimo. A questo punto voglio
rendere la parte dell'acqua che è bella trasparente, la voglio rendere un po' più azzurrina, quindi ci passo così con la penna, vado in colore e metto un pochetto più fredda. E a questo punto la foto è fatta. A questo punto passiamo alla terza. Questa è la foto come scattata, mettiamo nostalgia, vado a aumentare l'esposizione fino a che non è giusta nella parte del cielo, creo un bel filtro radiale per aprire l'oro, quindi no contrasto, no ombre, ne creo un altro per la parte destra perché io non sono assolutamente un amante della vignetta, perché le vignettature mi sanno veramente tanto di anni 90, e a questo punto direi che la foto è fatta. Perfetto, le foto sono fatte e devo anche dire onestamente che ogni volta che metto qua a post-produrre con l'iPad mi dà proprio una sensazione di piacere, mi dà gioia proprio stare lì con la penna, ingrandire con le mani, è proprio un contatto diverso rispetto al computer, quindi mi piace, ecco. Ma a parte questo, ora che abbiamo preparato le foto, queste foto io le esporto e a chi le mando? Semplice, le mando al mio stampatore di fiducia, che non è solo il mio stampatore di fiducia, ma è anche l'azienda, che si chiama peraltro Glice Art, che produce la mia linea personale di album. Perché dico personale? Dico personale perché i prodotti che come azienda, quindi come Roberto Panciatici Fotografi, do ai miei clienti, sono prodotti che ho disegnato io stesso per questa azienda italiana, e la mia linea di album si chiama Genesis, che è una linea di album totalmente fine art, quindi veramente 100% fine art e made in Italy, che è ispirata assolutamente a un book di moda, e sono stampe della Madonna, ragazzi, sono stampe veramente bellissime, e quindi per me è importante che tutta l'intensità che metto nel mio lavoro non vada persa quando dal digitale si passa alla stampa finale, che è un qualcosa che ha veramente un'importanza molto alta. Quindi Luca Buongiorno è una persona che sa tradurre questa intensità e la sa trasportare dal digitale al prodotto finale. E quindi chi meglio di Luca mi può dire se i file che abbiamo post prodotto adesso insieme sono o non sono buoni per la stampa. Ciao Luca, com'è? Sono Rob. Senti un po', siccome in studio qua ho preso un monitor nuovo e l'ho calibrato, però non sono sicuro se ho fatto tutto bene, quindi se non ti scoccia mi farebbe piacere tipo mandarti 3 o 4 stampe, così guardi questi file, per favore non me li ritoccare, non mi fare aggiustamenti, stampameli e basta, e poi se mi dici che ne pensi, come, se sono giuste, se, non, se sono sbagliate, se gli manca qualcosa, se è calibrato male o quant'altro. E mi mandi o un vocale oppure mi fai anche un piccolo video, sarebbe proprio il top se me le fai anche un attimo vedere. E niente, un abbraccio, grazie infinite di cuore. Ciao 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 ciao. Vocale mandato. Quindi ora non ci resta che aspettare. Ma mentre aspettiamo, che cos'è che facciamo? Cazzo, non resistevo, vabbè. Allora, torniamo a noi. Che cos'è questo che sembra una sciarpa, no? Questo prodottino è una custodia per l'iPad, ok? Quindi voi la chiudete, sentite che è magnetica, non so se si sente. Fate sentire, questa è proprio magnetica. Qui avete questo, ok, eccolo, che è un piccolo pezzettino. Questo è a sua volta magnetico, quindi praticamente voi potete mettere il cavo, clic, e questo lo potete ancorare dove volete, così non avete più bisogno di metterci un oggetto e il cavo vi va in terra. A questo punto però, che cosa succede?
Immaginate che voi avete la penna o altre cose qua. Se io questa la scorro, vedete? La penna si blocca sul bordo perché tutta la parte del bordo è calamitata. E non solo, volendo, se uscite, ci potete mettere dentro, per esempio, che ne so, anche il cellulare o il telecomando della telecamera. Mettete l'iPad, chiudo, clac, ah bene. Perfetta! E qua dentro c'è tante cose, che ovviamente è cascato il telecomando. Va bene, fermi tutti. Luca ha immediatamente risposto proprio a segno del valore grande della disponibilità delle persone. Grazie Luca. Rob, stampe fatte, sono circa 20-30, vabbè le vedi, sono su degli A3, fotoranghe. Bellissime. A me sembrano valide, al solito. Provo a entrare nel dettaglio, poi sulle saturazioni mi dici tu. No, sono bellissime ragazzi, sono bellissime, sono veramente belle. Sono loro, o meglio, sei tu. Grandi. Dimmi ovviamente se te le devo spedire, poi fammi capire. Sono bellissime. Però, grande Luca. Sono curioso. Ciao. Questo è parte, appunto, di quello che mi piace a me anche umanamente, perché quando dietro hai un'azienda che ti sostiene, che ti supporta nel fare anche le cazzate che vuoi fare sperando di non avergli fatto perdere troppo tempo, ovviamente è stata una cosa importante anche per me, perché io non sapevo come i file post prodotti dall'iPad sarebbero venuti in fase di stampa. C'è sempre una bella emozione quando si vede qualcosa di stampato, e anche io, nonostante l'abbia visto dal cellulare, ovviamente ero emozionato all'idea che questi file digitali, questa roba impalpabile, stava diventando materia, stava diventando qualcosa che può abitare le case di qualcuno. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile, che vi abbia risolto alcuni dubbi. Se avete dubbi, domande, scrivetele sotto in descrizione, perché come vedete le prove si possono fare e le possiamo davvero fare insieme. Perfetto, ricordatevi sempre di seguirmi qua su Instagram e io vi saluto e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Ciao ragazzi!